E le opere di Davide Faggiano, pittura e fotografia, sembrano andare verso un unico senso, verso dove però? Allora, il senso è plurimo, perché i significati sono tanti, ognuno trova dentro queste opere quello che cerca. Sicuramente Davide Faggiano con questa mostra vuole far emergere il lato oscuro di ognuno e lo fa rivestendo ogni corpo di vernice nera e fotografandoli poi in pose drammatiche dalle quali emerge l'intimità profonda di ciascuno. Le fotografie si intitolano Speech, un dialogo che ognuno di loro instaura con il pubblico e con lo spettatore. Davide Faggiano, mascherare per rilevare cosa? Mascherare per rivelare, questo è stato colto secondo me ottimamente nelle note critiche che hanno scritto Marinilde e Gian Andrea, che è la curatrice della rassegna che inaugura questa sera e che apre con la mia mostra. In realtà questi ritratti, Speech, appunto loro hanno colto bene questo aspetto di stratificare per comprendere meglio le cose, cioè vivisezionare, ma in questo caso stratificare. Nel senso, il genere, questo è un ritratto, il linguaggio. Il ritratto è più un metalinguaggio, proprio perché io ci aggiungo il colore e comunque cercando di mascherare, quindi di stratificare. Attraverso questo però rimane comunque un discorso, e questo è il titolo che ho dato, Speech, che traspare, è come se questi volti volessero comunicare qualcosa. In realtà il nero è il risultato, il punto d'arrivo di questo, diciamo, percorso che ho fatto. Prima del nero ho provato un sacco di altri materiali, appunto i soggetti sono sempre i miei amici che si prestano a questi miei esperimenti, e ho provato dalla schiuma da barba alla gelatina per dolci o all'argilla o altri colori. Però alla fine il risultato che meglio mi ha soddisfatto è appunto queste texture nere che vengono sui volti. C'è un materiale, ho usato un acrilico all'acqua, sicuramente non tossico, però mi hanno aiutato poi su uno sfondo anche questo nero a sintetizzare meglio appunto lo sguardo lì dove c'è, quindi questo aspetto comunicativo attraverso gli occhi, ma anche in questi altri, cioè dove c'è un apparente mutismo per il fatto che hanno gli occhi serrati, cioè anche questi secondo me hanno un forte senso comunicativo.